Carissimi pace del Signore, una buonasera a voi tutti in questa ora preziosa e una grazia del Signore di essere con voi per poter insieme amministrare, ascoltare la preziosa parola di Dio. Spero che la presente vi trovi tutti bene. Benvenuti nello spazio Strazzeri, canale 245. Eh, dove parole di vita dove il Signore possa sempre più arricchirci con la sua preziosa meravigliosa parola di Dio, quella parola che ci istruisce e che ci fa crescere ogni giorno. Come già vi ho anticipato nel video di ieri anche sulla locandina, oggi tratteremo una tematica particolare perché come dico sempre, ma la Bibbia è a parlare non noi, deve essere sempre Sempre la parola di Dio a parlare, Gesù diceva che le piccole volpi guastano le vigne, e credo che questa espressione la dica lunga, e credo che sia chiara anche a noi credenti del ventunesimo secolo. Anche se non siamo contadini eh, in, riguardando questo aspetto, ma sappiamo il suo significato. Eh, e non solo. Gesù ci, ci avvisa, ma anche gli apostoli del Signore Gesù ci avvisano, eh, già dal, addirittura già dall'Antico Testamento al, al Nuovo Testamento ci avvisa e ci aiuta a comprendere la veridicità dei fatti in cui noi stiamo constatando, stiamo vivendo. Quindi la rubrica che oggi, oggi in quest'ora affrontiamo e proprio nello spazio strazzeri è proprio riguardante sempre l'insegnamento della preziosa parola di Dio noi vogliamo crescere in essa l'ho detto e lo ridico affinché cara, caro ascoltatore, telespettatore cara chiesa di Dio in Italia, in Europa e all'estero possa rimanere dentro il tuo DNA scolpito che come disse Girolamo, quell'uomo di Dio nel IV secolo IV secolo dopo Cristo, disse che l'ignoranza della parola è l'ignoranza di Cristo, l'ignoranza della scrittura è l'ignoranza di Cristo, la fede viene dall'udire, cosa? La parola di Dio, non, la fede non viene dall'udire una porzione della parola di Dio, la fede non viene dall'udire da un versetto fuori dal contesto, la fede viene dall'udire dalla Parola di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse. E allora, da là dobbiamo comprendere questa veridicità importante. Ma vogliamo pregare prima affinché Dio apra le nostre menti, apra i nostri cuori per comprendere e dire: Signore, eccomi, sono qua, voglio comprendere. Solo tu sei il buon Maestro, io sono un tuo discepolo. Noi vogliamo essere ai piedi del Maestro che è la cosa più bella, meravigliosa che possa esserci. È un onore essere, nei tempi di Gesù, essere un discepolo di un rabbino, vi immaginate? Ancora di più essere un discepolo di Gesù, il vero e unico rabbi, maestro, insegnante, signore dei signori e re del re. <coughs> Ma vogliamo pregare in primis, signore voglio dirti grazie, benedici questo stare insieme, quest'ora di insegnamento. Apri il nostro cuore, apri la nostra mente all'ascolto della tua preziosa parola. Aiutaci a camminare in novità di vita. Te ne prego Padre, nel nome di Gesù Cristo. Benedici a quanti si sono appena collegati, a quanti si stanno collegando, aunque si trovano, apri il loro udito spirituale affinché ricevano la tua preziosa parola nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Amen. Gloria a Dio. Quindi, a quanti si sono appena collegati, benvenuti sul canale 245. È bello vederti, cara e preziosa sorella Paola. Dio ti di benedica. Cara e prezioso fratello Angelo. Dio ti di benedica. Antonio. Chiunque Dio vi benedica, preziosa Chiesa in Italia, preziosa Chiesa in Europa, preziosa Chiesa nel mondo, dal Nord America al Sud America, in Asia, Europa Est, i nostri fratelli in Cristo in Ucraina, i nostri fratelli e sorelle nel Bangladesh, ovunque vi trovate e chiunque possa comprendere l'italiano, Dio vi benedica. In questa rubrica. Spazio Strazzeri tratteremo ancora un altro importante insegnamento alla luce degli errori che purtroppo stanno pullulando nel mondo oggi, nella nostra società del XXI secolo. Che, eh, errori eh, così sottili, così capziosi, così sottili che come il sepentro antico riuscì a tentare Eva, la paura che, che aveva anche Paolo per la Chiesa e Galati, e ancora oggi è attuale. Perché il nemico cerca di diluire proprio diluire, proprio depotenziare, ecco eh, diluire diluire ecco la parola: dilu diluire e depotenziare la parola del Signore, annacquarla. Gesù cambiò l'acqua in vino, il nemico delle nostre anime, mandando i suoi seguaci, falsi profeti, falsi fratelli, falsi insegnanti. Cosa fanno, cosa fanno? Al contrario, cambiano il vino in acqua, diluendolo con le loro eresie. E quest'oggi, la tematica di quest'oggi, come già vi ho eh, preannunciato, è proprio eh, su Matteo 28:19. È scritturale, oppure è stata un'aggiunta da qualche discepolo, da qualche Masoretta, masoretta scrittore biblico? I masoreti, no? I masoreti che scrivevano perché era così zelante riguardante eh, l'aspetto trinitario, questo Dio trine unico che ha voluto mettere, come nel caso che ci sono stati dei casi, attenzione, e là sono stati scoperti, eh, come nella lettera di Giovanni, no? Tre sono in cielo, così sulla terra, cioè, si è visto che c'è stata un'aggiunta e infatti è stata corretta questa situazione. Ma non è nel caso che adesso andremo a vedere di Matteo 28, 19, la, fo la famosa formula battesimale trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, dove si osa addirittura additare e dire che non è scritturale che è stata un'aggiunta dopo qualche secolo dai cosiddetti trinitari ma all'origine si battezzava nel nome di Gesù Cristo come si allude, si vede nel libro degli Atti degli Apostoli che adesso, attenzione, and andremo a vedere, eh, a, che a capire. Quindi è bello dare un quadro affinché tu che mi stai ascoltando, cara telespettatrice, cara telespettatore, caro fratello, sorella, amico, possa renditi conto della veridicità dei fatti che in quest'ora con l'aiuto dello Spirito Santo capiremo, comprenderemo. E come la parola Trinità, se vi ricordate qualche mese fa, abbiamo fatto, eh, credo che alla fine del 2021, comunque eh, basta che vai, se ti scarichi l'app di parole di vita, vai, vai sui video on demand, puoi trovare Spazio Strazzeri e cerchi proprio lo studio sulla Trinità anche se la parola Trinità non la troviamo scritta nella Genesi, dalla Genesi all'Apocalisse, nella Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, ma si evince questo straordinario Dio in tre persone. Come la vuoi chiamare? Non la vuoi chiamare Trinità, eh, Trinità, ma è così. Vediamo il Padre, vediamo il Figlio, vediamo lo Spirito Santo. Ok? Quindi è chiaro che si evince che questo Dio già a partire dalla parola Elohim, Vuol dire più di due creatori, ecco la parola Elohim, creatori, creò. Quindi ecco, è capire tutto questo. Ma questo, ehm, questo è un altro aspetto che ho voluto dire per farvi capire eh, riguardante il testo che affronteremo. Ma voglio eh, prima di iniziare con, col testo in questione, col testo incriminato dell'Evangelo di Matteo 28, 19. Voglio uh, leggere un passo. Siamo sempre sulla linea eh, dell'epistola di Giuda che abbiamo fatto mer mercoledì scorso. Chi non l'ha vista, vi consiglio di guardarla attentamente, studiarla perché vi aiuterà, molto vi aiuterà alla luce dei fatti che oggigiorno sussistono intorno a noi dove c'è una grande apostasia, e, fra e, e a breve apparirà anche l'empio l'uomo del peccato, tutto si sta preparando, tutto è stato profetizzato, tutto è stato detto, vi voglio ricordare che in tutta la scrittura c'è la bellezza di 735 predizioni, 730, 700, 735 predizioni, cioè profezie, eh, la maggior parte di esse si sono avverate, tra cui 500 su 735 la bellezza di 596 si sono alleluia adempiute alla lettera fra cui quella della, della, della venuta del messia e, 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 e le restanti sono ehm, ci parlano della seconda venuta di gesù e sono la bellezza di 318 proprio profezie che eh, parlano della sua seconda venuta gesù e alle porte nel tempo prefisso. Ma nel frattempo dobbiamo essere delle sentinelle, dobbiamo eh, custodire la fede che Dio ci ha data, combattere, dice l'apostolo Giuda, strenu strenuamente per la fede che ci è stata una volta e per sempre data. E quello è importante. Ma prima di dicevo di parlarvi del, eh, di Matteo 28:19, eh, voglio darvi un'introduzione di quello che dice Pietro, nella seconda lettera di Pietro, di quello che dice Pietro, nella seconda lettera di Pietro, eh, capitolo 3, leggeremo ah, alcuni aspetti, e leggiamo insieme. Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 3, e leggiamo questo, queste testuali parole. E dice così, secondo Pietro 3:14 Leggiamo dal 14 fino al 18. Perciò, carissimi, è Pietro che parla alla Chiesa del primo secolo, va bene? Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui, cioè da Cristo al suo ritorno, ok? Immacolati, irreprensibili nella pace. E poi continua. E considerate che la pazienza del nostro Signore, è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti, temi come questo di questa sera. In esse dice Pietro ci sono alcune cose difficili a capirsi, lo dice Pietro stesso riguardo le lettere di Paolo, che gli uomini ignoranti perché i falsi profeti, i falsi fratelli, quelli che si spacciano per insegnanti, sono uomini ignoranti e instabili, travisano a loro perdizione come anche le altre scritture. <coughs> Vedete? Voi dunque carissimi, voi dunque fratello, sorella, sapendo già queste cose, state in guardia, cioè siate sentinelle per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Versetto 18. Ma crescete nella grazia, nella conoscenza, grazie e conoscenza, del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Vedete quanto sia importante questo aspetto, della, di quello che l'Apostolo Pietro ci sta, dicendo, ci sta dicendo in queste lettere. Eh, è importante, in questi versetti che abbiamo letto, e voglio che mi ascoltate con attenzione e che il mio parlare sia sempre con grazia, ma condito con sale, che significa sinonimo di sapienza, sia è. Donici la sapienza, aiutaci, non sono qui di far, da farvi da maestro, ma sono qui come servo del Signore, come schiavo di Cristo vostro diacono. Perché il tempo è poco, il tempo è breve, e finché ancora c'è luce, voglio darvi la parola della luce. E proprio in questa, prima di andare a poi esporre il, il, il famoso passo assai. Eh, dibattuto eh, addirittura vogliono eliminarlo è assurdo ma è così ecco secondo pietro che abbiamo letto capitolo 3 dal 14 a 16 quindi ci aiuta a comprendere quello che succedeva e sta succedendo pietro scrisse due lettere nella prima lettera parla della nuova nascita vi ricordate e del bisogno dice Pietro nella sua prima lettera, è del bisogno di desiderare il latte della parola. Quindi l'ABC. L'ABC. Invece nella seconda lettera, egli si rivolge ai suoi lettori, ai credenti, come a persone adulte. E cosa fa? Sollecitandoli alla crescita e alla maturità. Quindi... Eh, i cristiani quindi i cristiani immaturi desiderano la novità. Pietro sta dicendo io voglio che siate cristiani maturi, adulti. La persona adulta è una persona matura che vuole imparare del continuo, vuole apprendere, che ha bisogno. Tu e Dio abbiamo bisogno di uno spirito di ammaestramento. Non sono arrivato. Io voglio essere ammaestrato da un piccolo fanciullo, della persona canuta, anziana. E così voglio essere ammaestrato. Quindi, nella seconda lettera che abbiamo letto, egli si rivolge ai solitori come adulti, sollecitandoli quindi alla, alla maturità cristiana. Infatti, i cristiani immaturi desiderano sempre le novità. Noi non siamo chiamati a darvi le novità. Non c'è nulla di nuovo, cara amica, car amico, sotto il sole, sole, dichiara l'Ecclesiaste. <coughs> ricordate? Quindi i credenti maturi invece desiderano la conoscenza, egli vuole che siano nella seconda categoria, non i maturi, ma la conoscenza che conduce alla maturità. Voglio parlarvi di questa parola conoscenza per arrivare al, al dunque. L'Apostolo Pietro utilizza ben 13 volte il termine scusate, il termine conoscenza. la parola Questo termine, la parola greca è ginosco. E la parola ginosco allude alla sfera intima nella, nel, del matrimonio. Dio vuole che tu hai, tu e Dio siamo chiamati ad avere un'intimità un con il nostro maestro, un'intimità con la sua preziosa, meravigliosa parola. Non è una conoscenza che mi gonfia. E mi fa sollevare il mio naso. No, è una conoscenza che mi umilia giorno dopo giorno. È una conoscenza come quella che disse l'Evangelista Giovanni il Battista quando vide la parola fattasi carne: 'Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo', che egli, che egli cresca e io diminuisca. Questa è la conoscenza di cui la Bibbia ci parla, di cui Pietro stesso ci parla. Non è una conoscenza che gonfia, è una conoscenza che ci rende se non più umili davanti al nostro Signore e Salvatore. Vedete quanto sia importante? Quindi, quando Pietro utilizza questo termine conoscenza, non lo usa mai in un senso accademico, in un senso scolastico, mi seguite? È interessato al fatto che abbiano una conoscenza di Dio. Basata su cosa? Sull'esperienza delle scritture. Ogni nostra esperienza spirituale deve essere basata sulla parola di Dio. Se quella esperienza non viene dalla Bibbia, dalla Scrittura, bella che possa essere, come vi ho detto l'ultima volta, dovete cestinarla. Non è da Dio. Ogni cosa deve essere filtrata dalla Scrittura, dalla parola del Signore. Amen? Quindi. Pietro desidera che, inoltre, che ricordino tutto quello che stanno su Dio e sulla fede in lui. Quindi la vita cristiana richiede un, con, un costante richiamo alla verità. Dobbiamo proteggere la verità. Vedete la descrizione di questi versetti che abbiamo letto di Pietro, della vita matura, che ogni credente dovrebbe cercare, può essere riassunta con un diagramma che adesso voglio far vedere che mostra la casa della fede, perché ho, vi ho voluto fare questa introduzione prima di arrivare al soggetto nostro, quello di Matteo 28.19. Andiamo a vedere questo prezioso diagramma che mostra la casa della fede. Voglio che lo guardiate insieme a me. Eccolo qua. Spero che lo vediate bene, che vi è chiaro. In, qua vediamo questa casa, casa della fede amore casa di dio sulla vostra sinistra in basso nel primo gradino vi è il pentimento questo dio chiama dal giorno in cui tu ancora non conosci il signore dio ti chiama al pentimento <coughs> dal pentimento al battesimo secondo gradino dal battesimo quindi ricevere il battesimo in acqua vi parlo che è nel nome del padre del figlio dello spirito santo adesso vedremo e poi ricevere lo Spirito Santo. Questi tre gradini ci fanno entrare nella casa della fede di Dio. La base principale è la fede. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, dichiara Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 1 in poi. Giusto. Quindi fede, parola di Dio. Poi iniziamo a crescere nella casa del Signore, a crescere in quelle virtù o sette virtù teologali che Pietro chiama nella sua seconda lettera. Dice, aggiungete alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza. Vedete i gradini? Alla pazienza la rettitudine, la gentilezza fraterna, no? Ma in questo stile c'è il rischio, se non abbiamo pazienza e costanza nelle cose di Cristo, rischio di caduta. Vedete sulla vostra destra, a motivo di cosa? Del falso insegnamento che poteste ricevere. Vedete l'uomino che è improvvisamente è caduto? Perché noi come cristiani crediamo che non è una volta salvati per essere salvati. Gesù dichiara che avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi è importante comprendere questo aspetto, questo grafico, questa vignetta. Vedete? L'amore è casa di Dio, e infine arriverà alla gloria. Perché vi ho detto che il processo, la salvezza è un processo, è un processo di giustificazione, è un processo di santificazione, e infine è un processo di glorificazione dei nostri corpi, dove non ci sarà più alcuna traccia di peccato quando poi regneremo con Cristo. Alleluia! Ma nel frattempo dobbiamo fare questi passi, come vedete in questa vignetta. Quindi dal pentimento al battesimo a ricevere lo Spirito Santo, fa parte del corpo di Cristo, della famiglia di Cristo per la fede che abbiamo in Cristo Gesù. Crescere in queste virtù, se no saremo miopi e ciechi, dice Pietro nella sua, nella sua seconda lettera. Quindi, virtù: la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, e eh, ci vuole tanta pazienza, eh, rettitudine, genzi, gentilezza, amor fraterno, no? Se no si rischia la caduta e possiamo perdere di vista ciò che Dio ci ha dato. Amen. Allora Dio ci possa veramente aiutare a capire questa vignetta. Spero che sia chiaro questo, questa immagine, che vi possa rimanere bello impresso nella vostra mente. Amen. Fin qui ci siamo, spero di sì con tutto il mio cuore. Allora detto questo, ecco, andiamo al nostro passo dove in questione e prendiamo leggeremo dal Matteo 28 a, dal Matteo capitolo 28 dal versetto 19 fino al 20 leggiamo tutto per intero questi, questi versetti allora prendiamo insieme Matteo 28 ecco, il passo in questione il passo incriminato e dice così e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e eh, dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Alleluia. Gloria a Dio. E quello è importante, certo, metterò i versetti. Alleluia. Quello è importante. Lo Spirito Santo ci possa veramente aiutare. Allora, questo è il, il famoso versetto. Che è dibattuto e il versetto 18. Ritorniamo. Ogni potere, il versetto 19, scusate, dice: Andate dunque e fate i miei discepoli. Tutti i popoli battezzando nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. È il versetto inquisito ehm, ai giorni nostri. Eccoci qua. Ma inquisito da chi? Da due anni di storia del cristianesimo oggi. Da qualche anno a questa parte c'è un movimento chiamato Nuova Riforma che, che hanno girato in lungo, largo, in, lungo, in lungo e largo in tutta Europa e sono arrivati anche in Italia, hanno fatto degli adepti e quindi sono entrati in chiese, sono, hanno contattato purtroppo anche fratelli fragili, fratelle e sorelle fragili, deboli nella fede, facendo lavaggi di cervelli, dicendo che il vero battesimo non è nella formula trinitaria, bensì... Nel nome di Gesù Cristo e molti di questi, fratelli, eh, purtroppo eh, sono stati eh, sedotti, ingannati, deviati, de depistati. Perché è facile prendere il libro degli atti degli Apostoli, prendere dei passi che adesso vedremo insieme e dirgli: vedi, sono state battezzate non nel nome della formula trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma sono state battezzate nel nome di Gesù. Quindi, il battesimo che tu hai avuto prima. Nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo, dicono loro: non è valido il vero battesimo valido. È quello nel nome di Gesù, come lo troviamo scritto nelle botteglie atti. Ma mm, è veramente così? Vedete? Loro parlano abbastanza capzioso, ingannevole. Sembrerebbe così, ma è adesso. Eh, questo studio è fatto proprio per questo motivo. Andiamo insieme a scoprirlo. Intanto dobbiamo capire una cosa, che cos'è il battesimo? Accenderò breve che cos'è il battesimo per poi andare al, nostro, al centro della discussione. Sappiamo bene che il battesimo in acqua è un comandamento del Signore. Dio ha lasciato due comandamenti. Il battesimo in acqua è la Santa Cena, la Cena del Signore o come vuole, vuole chiamare o, Eucaristia. Questi sono i due comandamenti che Gesù ci ha dato, no? Fate, fate questo, ecco, in memoria di me. Questo è il battesimo in acqua. Quindi, il battesimo in acqua, dicevo, è un comandamento del Signore Gesù. È il grande mandato di Cristo, comprende quindi il battesimo in acqua di quanti avrebbero creduto in Lui, nella persona di Cristo. Esso è un. Esso è un requisito necessario per essere ammessi alla grande fratellanza, alla Chiesa del Signore. Il battesimo in acqua non salva, la sola fede riposta in Gesù Cristo ci salva. Ma il battesimo in acqua è la conseguenza di quella fede che tu e Dio abbiamo posto in Gesù. E voilà, dicono i francesi. E così è. Quindi andate, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte queste cose. Infatti, adentrandoci, il libro degli Atti rappresenta con chiarezza l'importanza che la Chiesa primitiva attribuiva proprio al battesimo per immersione, che veniva amministrato immediatamente ai nuovi convertiti, ai nuovi credenti. E lo vediamo adesso. Leggiamo i passi e do, da dove prendono spunti questi eh, seducenti eh, impostori no? o ignoranti, perché io stesso posso essere un ignorante, perché sconosco, eh, 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 da questi passi biblici ti posso facilmente ingannare, è vero, è scritto così, ma è capire il significato di quelle. Che, di quello che è scritto, che come è sempre detto bisogna leggere il testo e il contesto, perché se io prendo quel versetto fuori dal contesto diventa un pretesto, gioco di parola adesso, per ingannare e furviare la mente di semplici sorelle e fratelli, e di persone. Mi state seguendo? Ora, i versetti, eh, è questo qui, At, eh, uh, sì, Atti 2,38, e dice così, leggiamolo insieme. E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono vostri, dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo è uno dei versetti chiave che questi sedicenti predicatori insegnano per far valere che l'unico vero battesimo è questo nel nome di Gesù Cristo e non quello del cosiddetto del formulario, chiamiamolo. Trinitario di Matteo 2819, loro dicono, ok? Un altro passo dove loro si rivolgono è in Atti 19, 5, ed è quest'altro dove dice: leggiamolo insieme: udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Ecco del continuo. Quindi sembrerebbe che essi hanno ragione, sembrerebbe, ma non è così. Adesso vi spiego, quando noi Luca semplicemente, quando mette il nome, perché poi sta là anche, a capire anche il testo del contesto e il pensiero lucano anche, e quando diceva questo aspetto, diceva, furono battezzate nel nome di Gesù Cristo, cioè nel nome del suo mandato. E il nome del mandato di Gesù Cristo è Padre, Figlio e Spirito Santo. Luca ha scritto così fa comprendere ai credenti del primo secolo e ancora oggi lo Spirito Santo lo fa comprendere ai credenti del vento, ventunesimo secolo. Mi state seguendo, vedete? Quindi parlando di battesimo, già dalla, dal, dal quarto secolo dopo Cristo, già, già si cercava di minare il battesimo stesso, non più per immersione ma per aspersione. Vi ricordate questo? Dico, vi accenno qualche accenno storico. Già il nemico ha sempre te, tentato di violare, di annacquare la scrittura. E questa è una fra i tanti. Il battesimo quindi, eh, la parola battesimo sappiamo bene, significa baptizio dal greco, da greco, che vuol dire immersione totale. E quindi l'immersione del credente nell'acqua nel nome del Padre, mi ripeto, del Figlio dello Spirito Santo, coloro che sono battezzati nel nome di, del Dio trino testimoniano con quell'atto di essere tuffati in una comunione spirituale con la Trinità. Paolo stesso dice in seconda Corinzi 13:13 13, 13, e, e là vediamo proprio la Trinità enunciata. Seconda Corinzi 13:13 13, 13, leggiamolo insieme, dice così. E dice la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio, primo, vediamo grazia, Signore Gesù. E l'amore di Dio alluda al Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cosa vedete qua? Vediamo il Padre, vediamo il Figlio, vediamo lo Spirito Santo. Vedete, anche se tu non trovi scritto la parola Trinità, ma si evince che Dio è uno e trino. Vediamo Gesù. Vediamo Dio che alluda il Padre e vediamo lo Spirito Santo. È chiaro? La parola di Dio è meravigliosa. È chiara, amici miei. Siamo noi del continuo a derupparla, a modificarla, a dire cose che la Bibbia non dice. E infatti, cosa accade nei secoli? Un altro attentato al battesimo stesso, che vuol dire per immersione, ma poi nacque durante. Il periodo eh, con la formazione del vescovato, del papato, il battesimo non più come immersione, ma come aspersione. Infatti il battesimo per aspersione fu reso legale da un concilio chiamato il concilio di Ravenna nell'anno 1311 dopo Cristo. 1311 dopo Cristo fu reso legalizza, legalizzato il battesimo per aspersione. <coughs> Eh, come ancora oggi la Chiesa romana e qualche Chiesa protestante come quella eh, luterana fanno per aspersione, che non è un battesimo valido, è, contro, eh, è battesimo dei, il pedobattesimo e contro la Scrittura stesso, con tutto rispetto, ma il vero battesimo valido è quello per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Infatti, la Chiesa romana ai tempi. E se voi andate nelle chiese più antiche come quella di San D'Abrogio a Milano o altre poste chiese antiche, troverete i battisteri, che una volta ai principi della Chiesa romana battezzavano per immersione. Poi si era creduto che eh, il battesimo avesse la valenza di, di salvezza, quando non è salvezza, la, la valenza di salvezza è la fede riposta in Gesù Cristo, quello che ti salva, ti giustifica. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Il battesimo è la conseguenza dell'atto che tu hai fatto in lui e morire a te stesso. Romani 6, leggetelo tutto, sai, non vi sto dicendo qualcosa di nuovo, è una base elementare, importante del cristianesimo. Quindi sappiamo per certo che il battesimo per aspersione non è valido, anche se è stato legalizzato dal concilio di Ravenna nell'anno 1311 d.C. Va bene? Ma il vero battesimo per emissione, per essere verace una dottrina, deve essere conforme alla parola di Dio. Mi ripeto, una dottrina per essere verace deve essere conforme alla parola di Dio, alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà mai... Per lui alcuna luce dichiara Isaia. Infatti in Isaia prendiamolo in Isaia 8,20, vediamo Isaia, prendiamo insieme Isaia 8, 20, Dio ci aiuti e dice così, credo che sia questo il testo che già vi ho citato. Eh, 8,20, e infatti è questo, grazie a Dio, e dice così, leggiamolo insieme. Alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà più per lui nessuna aurora. Alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Quindi è chiaro che ogni cosa deve essere conforme alla luce della parola di Dio, alla luce di quello che Gesù ci insegna. Allora. Ritornando al nostro testo base di Matteo 28, 19, è autentico o è un'aggiunta da un zelante discepolo masoreta che voleva confermare ancora di più la veridicità della Trinità di Dio. Punto di domanda: lo dico a te, lo dico a me. Vedete come vi dicevo, ho sentito dire più di una volta ormai. E credo che <coughs> vada la pena discuterne, come stiamo facendo adesso, anche se in maniera succinta, veloce, che se dovessimo, l'ho detto ieri e lo ridico, se dovessimo dedicare tempo ad ogni assurda, ad ogni assurda, ripeto, assurda teoria che mina l'affidabilità della parola di Dio, sprecheremo troppo tempo prezioso. Che è meglio utilizzare per l'edificazione reciproca, amici miei, e per lo studio serio propositivo della parola di Dio. Ma anche questo è serio: è uno studio serio per salvaguardare le vostre anime in Cristo Gesù. E mi riferisco proprio all'affermazione che mette in discussione proprio l'autenticità di Matteo 28:19. Quindi di andare a fare discepoli battezzandoli nel nome del Padre del figlio e dello spirito santo vedete questo ci tengo a precisare eh, questa lettura si trova in tutti e l'ho preciso perché non vado a invenzione a tastoni no 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 questa lettura si trova in tutti i manoscritti del nuovo testamento e nella più prestigiosa edizione Dell'originale greco del Nuovo Testamento che si chiama El Nestle Aland, Nestle Aland, scrivetelo, il Nestle Aland non viene elencata nessuna prova manoscritta contro la sua autenticità. Quindi, questo è un prezioso eh, manoscritto del Nuovo Testamento, dell'edizione originale greco del Nuovo Testamento, oppure c'è anche un commentario testuale. Un altro personaggio di nome Bruce si chiama statunitense, Bruce eh, Metzger, Bruce Metzger, è stato un biblista, oggi è col Signore. È stato un biblista, un traduttore e accademico statunitense, esperto in esegesi biblica e studioso del Nuovo Testamento. In poche parole, un'autorità mondiale in materia del del testo del Nuovo Testamento che riporta le opinioni dei più quotati studiosi in materia e non parla nemmeno delle possibili alternative o omissioni della formula battesimale trinitaria che troviamo scritta in Matteo 28:19. Vedete? <coughs> Vedete come stanno le cose, amici miei? Ai manoscritti antichi vanno sommate anche le citazioni degli scritti dei cristiani dei primi secoli e le varie versioni antiche della Bibbia. Quindi, cosa voglio dire con questo? Eh, ti parlo con i fatti storici alla mano. Con i fatti storici alla mano, amici, amici miei. Hai proprio. Ai manoscritti antichi vanno sommati, dicevo, gli scritti dei cristiani dei primi secoli e le varie. Versioni antiche della Bibbia che ci troviamo come giusta conseguenza di quanto sopra tutte le Bibbie, tutte le Bibbie hanno Matteo 2819. Fino, fino al di oggi, grazie, tutte le Bibbie hanno questa verità, veridicità, chiamala come vuoi, ma è così di Matteo 28,19. Non vi sono motivi per non considerare autentico questo brano della scrittura, ma chiarlo, amico mio macchiarlo come un'aggiunta posteriore è solo pretestuoso ed è come motivo solo toglierlo di mezzo perché contrasta cosa? Contrasta con le proprie convinzioni personali. E per sapere di più sull'argomento, manoscritti biblici potete consultare anche un testo che ha scritto un mio amico, il testo maggioritario e la preservazione del Nuovo Testamento. Potete vedere anche questi libri interessati, cercateli informatevi. Però Matteo 28, 19 è verità e non è un'aggiunta. E là dobbiamo riflettere a tutti questi, da, questi, da questa nuova riforma, che non c'è, forse è una nuova deforma, non una nuova riforma, che cercano di prendere, estrapolare quello che dice Luca per iscritto e dicono, no, questo è, leggere si vuole, sì. Leggere si vuole col testo e il contesto. Alle scuole medie non ti hanno insegnato, non mi hanno insegnato che quando tu leggi una poesia e fai la versione in prosa della poesia non puoi dire il tuo pensiero, ma devi dire il pensiero del poeta. Non ti è stato insegnato così, o mi sbaglio. E così vale per la Bibbia. Devi leggere il pensiero dello scrittore. Non è quello che tu puoi pensare, dice, io penso che sia, sta dicendo questo. No, c'è cioè un testo e un contesto da studiare e comprendere. E, e, ecco, per, ecco qui Paolo dichiara taglia rettamente la parola della verità, perché per prurito di dire si accumuleranno maestri in gran voglia che li distoglieranno dalla verità e li porteranno alla menzogna. Oggi è papale questo, oggi lo vediamo tutto intorno a noi, all'interno della Chiesa si sono affil, infiltrati. E contaminano quelle povere anime debole che l'hanno fatti battezzare nel nome di Gesù perché gli dicevano il battesimo che tu hai fatto nel nome del Padre, del Figlio, quello originale in, per immersione, non per espersione. Per immersione non è valido, bugia. E li fanno battezzare nel nome di Gesù Cristo, quello è valido. Ma Gesù Cristo è il nostro Signore, il nostro Salvatore, gloria a Dio. E quindi giustamente tu ci cadi e dici sì lo voglio, perché Gesù è il mio Signore, il mio Salvatore, ci mancherebbe. Ma mi ripeto, perché è buono ripetersi, non per essere logoroico, ma mi ripeto. Luca, lo scrittore, che l'autore è lo Spirito Santo, lo scrittore dell'Evangelo che porta il suo nome, e degli atti degli apostoli, è Luca lo scrittore. Quando diceva, era un uomo colto, Luca era, era un dottore, era eh, il medico diletto di Paolo, meraviglioso. E quando scrisse: E furono battezzati nel nome di Gesù, alludeva al nome del suo mandato, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Se no faremo lo stesso errore dei cosiddetti movimento eretico, si sfocia quasi quasi a quelle. Di solo Gesù, Gesù solo, perché non credono alla Trinità. Loro credono in questo movimento settario, poi spoiler perché è settario: credono che Gesù sia il Padre, il Padre è, diven è divenuto forma di Gesù e poi Gesù è divenuto forma dello Spirito Santo. Falso! Il Padre è una, una cosa, il Figlio è un'altra cosa, lo Spirito Santo è un altro, ma i tre sono uno, in concordia, distinti. E non separati, stessa sostanza, Gesù ha la, ah, la stessa sostanza del Padre, nell'incarnazione si umiliò, capite? Quando Gesù disse io vado dal Padre, ma vi darò un altro, non disse io verrò sotto forma corporea di Spirito Santo, vi darò un altro consolatore, lo Spirito della verità, che prenderà dal mio, alleluia, e tralucerà lo Spirito di Dio, è lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo, ma non è Cristo, mi seguite? Gesù in croce non parlava con se stesso, non era un bipolare, non era schizofrenico. Padre mio, padre mio, perché mi hai abbandonato? Ci siamo? Comprendiamo? Aiutaci, Signore. E quindi, questi sedicenti insegnanti che cercano di fuorviarci, no? Hai sei stato sorella, fratello, sei stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo per immersione, ti dico, eh? La nuova nascita, quello è valido. Ma se vengono a bussare alla porta e ti dicono, ti dicono no, ti devi ribattezzare perché il vero battesimo valido è quello del nome di Gesù, non cadere nel loro laccio bugiardo. Chi invece è nato e cresciuto nel contesto romano-cattolico che è stato battezzato per espressione, quello sì che non è valido. Perché il vero battesimo, come già vi ho accennato, è per immersione. Perché devo capire, devo avere quell'età. Chiamata l'età della consapevolezza per capire quello che la Bibbia ci aiuta ogni giorno a capire riguardante il battesimo in acqua e quindi la formula trinitaria è validissima. Padre, figlio e Spirito Santo non è una mere, non è un'invenzione umana, non è un'invenzione o un'aggiunta di un zelante trinitario, nulla di tutto ciò. Mi state seguendo? Nulla di tutto ciò. E allora Dio ci deve veramente aiutare a comprendere tutto questo giorno dopo giorno e lo Spirito Santo ci aiuterà in nella nelle realtà della sua preziosa, meravigliosa parola di Dio ogni giorno che ci aiuti a capire perché noi siamo una strippeletta, siamo un regalo sacerdozio. Una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, dichiara Pietro nella sua prima epistola, Prima Pietro 2 versetto 9. E poi c'è un altro passo che vi volevo leggere, sempre se lo trovo. Vediamo. comunque e questo è l'importanza che Dio ci ha dato in ogni giorno affinché noi cresciamo in essa e nella sua preziosa, meravigliosa parola del Signore e Matteo 1 prendiamo insieme Matteo Matteo riguarda il De battesimo eh, primo Pietro scusate primo Pietro, primo Pietro Vediamo se lo troviamo. Primo Pietro, <coughs> capitolo 3, versetto 20. E leggiamo. E dice così. E dice che una volta furono ribelle quando la pazienza di Dio aspettava il tempo di Noè mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate attraverso quell'acqua. Ecco, parlando del battesimo, questo voglio dire, quest'acqua è figura del battesimo, che non è l'eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Un neonato non può avere una buona coscienza davanti a Dio, perché non comprende, è neonato. Una persona adulta, una persona con l'età della consapevolezza comprende. Esso Ora salva anche voi mediante la resurrezione di Gesù Cristo il Signore. Quindi, ecco, quest'acqua è figura del battesimo, cioè immersione, che non è l'eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Quindi, nel momento in cui tu comprendi, ti ravvedi e comprendi, che dobbiamo fare, Pietro a sua volta dice: siate battezzati per, per ricevere Cristo Gesù nel vostro cuore. E furono, battezzati, furono battezzati come dice Luca nel nome di Cristo Gesù cioè nel nome del suo mandato questa è l'importanza di quello che stiamo discutendo oggi più che mai quindi è importante quindi non vi sono motivi per non considerare autentico questo brano della scrittura di Matteo 28-19 mi ripeto marchiarlo come un'aggiunta posteriore è solo pretestuoso ed è come motivo, solo toglierlo di mezzo perché contrasta cosa? Le proprie convinzioni personali. Per saperne quindi dobbiamo veramente studiare attentamente e non lasciarci sviare. Una riflessione finale. Se siamo arrivati al punto di dover considerare non autentico, ascoltami bene amica, amico, perché siamo arrivati a questo punto, e se siamo arrivati al punto di dover eh, considerare non autentico un brano della scrittura solo perché non è in armonia col tuo, il mio, il nostro credo, se non siamo più disposti a cambiare, ripeto, a cambiare la nostra opinione alla luce di un testo biblico, ma cosa, ma cosa facciamo? Ma cerchiamo delle scappatoie, delle scorciatoie per rimanere fermi nelle nostre convinzioni, convinzioni e posizioni, compreso il mettere in dubbio addirittura l'autenticità di questo passo biblico della scrittura. Siamo matti, siamo proprio ciechi, miopi e ciechi, dice Pietro. Forse se succede quanto sopra siamo andati un po' troppo in là nella considerazione di noi stessi. Dio possa veramente liberarci, aiutarci a comprendere la veridicità della parola di Dio. Quindi, in conclusione di quello che vi sto dicendo, il vero battesimo è quello della formula, che anche non mi piace usare la parola formula, ma è quello che troviamo in Matteo 28, 19. Andate e battezzate tutti i popoli, chi aveva creduto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché il Dio che serviamo è treno è uno. Gesù dichiarava Paolo, alleluia! È l'immagine del Dio invisibile. Egli, come San Gerolamo scrisse nella sua volgata in latino, bellissimo, io tremo. E quando mi trovavo, apro una parentesi, mi trovavo a Malta per predicare il Vangelo del mio Signore. E quando io. Dichiarai questa parola? In latino i demoni si smuovevano perché è una parola straordinaria in latino e in italiano verbum dei caro factum est la parola si è fatta carne Dio, il Logos, il Verbo si è fatto carne Egli si è manifestato l'unico vero Dio il Dio che si è fatto uomo nella persona di Gesù Cristo Il Padre Giovanni 3,16 Ripeto, non è il piano B di Dio. Piano B, cari amici miei, non esiste. Esiste per l'uomo il piano B, ma non per Dio. Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna, non è piano B. È il, la perfetta, accettevole volontà di Dio. Il nostro amato Signore Gesù Cristo è stato immolato prima la fondazione del mondo e voilà mistero risolto non esistono davanti a Dio il piano A o piano B l'unica perfetta la Romani 12 la perfetta accettevole volontà di Dio egli ha dato il suo fiolo per me e per te chiunque crede in lui ha vita eterna chi non crede in lui sei già stato condannato perché la salvezza è credere in Gesù Cristo Pistis, da petomai vuol dire fiducia, certezza nella pressione di Gesù Cristo. E il battesimo è la conseguenza della mia fiducia posta in Gesù. Grazie Signore. E quindi ringrazio Dio. Nell'87 sono stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è l'unico bat battesimo valido. Non di fare, a prendere in giro. Non esiste una nuova riforma. Leggi la parola di Dio. Meditela affinché tu e io non siamo sviati dagli ultimi giorni in cui viviamo perché in rete e sulle strade pullano falsi profeti avendo forme della pietà rinnegando la potenza traveste, travestendosi come lupi travestendosi da pecorelle ma tali non sono li riconoscerete dai loro frutti amici miei esaminatemi anche a me che vi sto parlando Ogni cosa bisogna esaminarla alla luce della scrittura. Dio ci benedica. Amen. Spero, voglio fare una preghiera, poi leggere i, i passi. Signore, io ti prego che questo insegnamento sia stato chiaro ai tuoi figli e alle tue figlie e a quanti per curiosità stanno guardando questo programma. Apri il loro cuori affinché possano riconoscere che Gesù Cristo è il Signore che l'unico battesimo è per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen e Amen. Amen. Alleluia. Allora, vogliamo, ecco, questi sono i passi. Prendi nota. C'era qualche altro eh, passo che vi ho letto. Secondo Pietro, eh, Matteo 28, 19 è scritturale? Punto di domanda. Abbiamo scoperto oggi sì è scritturale. Secondo Pietro 3, dal 14 al 18. Matteo 28, dal 18 al 20. Atti 2, 38. Atti 19, 5. Att secondo Corinzi 13, 13. E poi volevo aggiungere, se ci riesco, ad aggi aggiungere quell'altro versetto di. Seconda Piet di prima Pietro, credo che sia, vediamo se riesco. Uh, no, un attimino. <ride> allora, insieme eh, devo fare la regia, devo fare il eh, tutto, per la gloria di Dio. Importante, così avete già tutto per iscritto. Eh, prima Pietro, capitolo 3. Era sul battesimo secondo erro, sì, più eh, al 3. Al 20 al 21, sì. Va bene. Eh, e poi c'era anche quello di romani. Lo, lo inseriamo qua. Che l'ho portato per prima. Era di romani, romani 5, 1 Giustificate dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Va bene? Ecco, prendete nota che Dio vi guidi sempre più alla, alla riscoperta meravigliosa, preziosa, straordinaria parola del Signore. Va bene? E ripeto, spero che sia stato chiaro in tutto quello che vi ho detto, e con calma, rivedetelo su youtube affinché vi rimangano scolpite questo insegnamento che anche questa sera per la grazia del signore ah, avete ricevuto va bene avete preso nota avete fatto una bella foto ok i passi dove queste persone cercano di trovare sostegno vi ho detto già lo ridico e Atti 19,5, atti 2,38, dove viene messo, furono battezzati nel nome di Gesù Cristo. Però oggi sapete che Luca intendeva nel nome del suo mandato. E qual è il mandato di Gesù? Matteo 28, 19. Stop, non ce n'è so, altro. Così è questa è la legge del Signore. Ecco la legge del Signore, e quella era di Isaia. Eh, qual era? Devo trovare il, il passo era di Isaia, um, vediamo se me lo ricordo, Isaia era, eh, qual era Isaia 8, credo che sia, ehm, Isaia 8, 20, ecco, devo, devo mettere anche quest'altro passo di Isaia 8, oh, 20, lo aggiungiamo anche, lo mettiamo qua nella prima, così vi fate ok. Tutto deve essere alla luce Isaia 8:20. Un attimo, due punti manca. 8:20. Va bene. Amen. Detto questo che dirvi popolo del Signore, ringrazio Dio per quest'altra possibilità che il Signore mi ha dato. Siamo alla conclusione di tutto. Amen. Avete fatto le foto? Posso toglierlo? Ok, lo sto togliendo. Amen. ricordate questo passo è importante quando veniamo a Cristo? Questa è l'immagine della vignetta che vi ho dato in pocanzi, rivedetela. Vedi, prima c'è il pentimento, battesimo in acqua per immersione, riceviamo lo Spirito Santo, entriamo a far parte della casa del Signore, della famiglia di Dio, per la fede che abbiamo posto nella parola di Dio. Poi noi saliamo queste virtù teologali virtù aggiungete la della virtù che quella in seconda è Pietro 1, va bene? Alla virtù la conoscenza, abbiamo visto che la conoscenza non è quella che gonfia, non è quella accademica, ma quella del cuore di Dio, ok? Che gli cresca e io diminuisca, questa è la vera conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, la gentilezza, l'amor fraterno, bisogna stare attenti nel nostro cammino, la possibilità di scadere dalla grazia, di cadere, la salvezza è un processo. Non è una volta salvati per essere salvati, è un processo di giustificazione, di santificazione e di glorificazione. Vedete? Gloria, alleluia! Ecco, questo è il nostro cammino. Il nostro cammino prezioso e meraviglioso con Cristo. Amen, fratelli. Il tempo vola. Io ringrazio Dio. Che dirvi? Eh, amen per tutto quello che avete, abbiamo ascoltato, avete ascoltato. Ringrazio Dio, siamo alla fine di quest'altra settimana, un buon fine settimana a tutti voi. Questa sera c'è la, la voce del pastore con il Pastore Cataldo con altri uomini di Dio. Fratelli, io vi ringrazio ancora per quest'ora insieme. Eh, finché c'è la luce, proclamiamo, insegniamo, predichiamo la sua parola. Spero che queste parole vi aiutino a camminare nel vostro cammino di fede. Questo è il mio interesse per voi in Italia, in Europa, all'estero, che possiate crescere nelle vie del Signore. Io sono semplicemente e voglio essere uno strumento, ma nelle sue mani, come la penna, come la penna, nelle mani dello scrittore. Egli è il Signore. Io vi ringrazio, Dio vi benedica, vostro Michele Strazzeri, a voi tutti, ovunque vi trovate. Non gettare la spugna, ma... Attieniti fermamente alla parola di Dio e non cadere nell'errore e nell'inganno, ma dichiara e taglia. Siamo chiamati ad essere dei timoti, onorare il Signore. Dio ci benedica. A di alla prossima settimana. Pace ancora una volta e buona serata a voi tutti. Buon weekend. Shalom.